Tove, siamo ancora qui e ancora una volta parliamo di un argomento simile a quello dell'ultimo video, quello degli under 15 che hanno fatto il coro dopo che hanno battuto il Napoli 3-0 e bla bla bla. Perché è successa una cosa meravigliosa, ovvero questa. Juve di merda. E per chi non lo sapesse, il giocatore in questione è Caramo. Però stranamente, non so perché, ma non vedo paladini della giustizia indignati, no? Non vedo gli uomini buoni e giusti per indignarsi, no, delle parole di un professionista, quindi non di un ragazzino di 14 anni che in diretta su Instagram dice Juve di merda. Sta leggendo il commento che gli hanno scritto? Boh, può darsi, però se uno ha minimo di cervello non si mette a leggerlo, o sbaglio. Però boh, non vedo nessuno particolarmente indignato, perché sai, no, tutto il giorno, no, sputtano nel 4G a furia di parlare di Juventus, quindi quando c'è da parlare di altro può capitare che internet non vada. Ma va bene, va bene, ci mancherebbe, perché sottolineate per l'ennesima volta ciò che fondamentalmente siete, ecco. Tutti buoni, tutti belli, tutti bravi, tutti puri quando sbagliano giocatori di una determinata squadra, e non stiamo a guardare che questi qui sono ragazzini, ma allo stesso tempo quando un calciatore professionista di un'altra squadra sbaglia nei confronti della Juventus viene eletto eroe. Ma va benissimo, è proprio per questo che vi stimo, perché siete speciali nel vostro modo di essere, siete speciali. Mi indigno delle parole di Caramo? No, semplicemente perché non mi toccano, in quanto sì, dice Juve di merda, ma sti gran cazzi, voglio dire. Non è il primo e non sarà sicuramente l'ultimo. Ci sono tesserati, forse anche un pochino più importanti, che dicono anche parole e frasi ben peggiori, quindi ci sta che un bamboccio di 20 anni dica Juve di merda su Instagram. Però è stato soprattutto bello vedere la vostra reazione, no? Che fino a qualche giorno fa, scandalizzati per un coro di ragazzini di 15 anni che hanno assecondato la frase di un professionista facendolo diventare eroe o uomo giusto a sua volta. Se sei un giocatore di una qualsiasi squadra, dal pulcino all'esordiente al professionista, che parla contro la Juventus è il nuovo eroe. Mentre invece se dei ragazzini di 14 anni fanno un coro, e non entro nuovamente nel merito, sono dei bambini strunz che cresceranno strunz.